Sorella a tutti ragazzi, benvenuti, io sono Mighty Mars. Oggi siamo su Legend of Keepers. Non so se avete mai sentito dire che doveva uscire quel gioco che doveva assomigliare a Darkest Dungeon e dovrebbe essere questo, almeno che non ce ne sia un altro simile che non conosco. Però in questo siamo nella porta dei cattivoni, non siamo nella porta degli eroi. In realtà è abbastanza diverso, cioè c'è la meccanica di base e basta. Secondo me va anche un po' migliorato come gioco, però intanto voglio ringraziare gli sviluppatori che me lo hanno regalato, perché altrimenti se non me l'avrebbero regalato io non l'avrebbe portato. Quindi tanto ve lo faccio vedere e poi magari mi scrivete nei commenti se volete una serie, se vi piace, se non vi piace. Vi ricordo di likeare, vi ricordo il canale Twitch per le live che tra un po' riprenderemo a fare le live, vi ricordo Instagram. Punto, andiamo perché a me fa ste elenco, mi rompe anche un po' le scatole. Likeate, bimba, ma va detto, ma insomma. Allora, giochiamo, io prendo un salvataggio che sono andato un pochino avanti. Allora, ragazzi, questa è la mappa del gioco. Praticamente lui ogni bandierina la divide per missione, ma in realtà non è una missione, è un gruppo di missioni divise per settimana, quindi non saprei nemmeno come chiamarle. Io mano a mano che andiamo avanti si sbloccano. Io sono arrivato al terzo che da fare, quindi poi ci sarà il quarto, il quinto, poi qui credo ci sarà un boss finale, non lo so. Io direi oggi partiamo come primo gameplay, io ho intenzione di fare un paio di gameplay. Questo qua, diciamo, le missioni più semplici per farvi vedere un po' la base del gioco e poi magari faremo questo che non sono mai andato oltre, che diciamo sono più difficili, però c'è anche più delle cose belle cicciottose. Ok, intanto partiamo con questo per farvi vedere un attimino la base del gioco. Allora, intanto si parte subito con la settimana 1 e si va subito in missione. Qua abbiamo praticamente niente, qui si ritorna alla mappa, qui ci sono i talenti che si sviluppano piano piano giocando. Abbiamo praticamente questa che è una protezione, ogni volta che un mostro viene sconfitto ti dà un tot di protezione, questo ti dà un tot di morale, questo ti dà un'intimidazione, questo ti abbassa il costo di addestramento, questo ti dà una percentuale di motivazione in più, che non ho ben capito come funziona la motivazione. Ok. Possiamo anche personalizzare. Questo dovrebbe, credo, essere il premio finale. E vi dico già che è un mostro, un cattivone, ma fa abbastanza schifo. Lo possiamo anche personalizzare, no? Allora, perché me lo dici e poi mi metti il lucchettino e mi prendi per i fondelli? Forse perché siamo già partiti. E quindi all'inizio non possiamo scegliere niente. Quindi questi sono gli eroi buoni che praticamente ci danno contro, non so perché, e c'è questa Fintai che è una elfa del ghiaccio, credo, e ha anche abilità curative, quindi fa danno da ghiaccio ed ha delle abilità curative. Questo Mardin fa danno da natura, fa 50 danni, applica veleno. E poi applica veleno 4 e fa 20 danni di natura. Questo fa 45 danni d'aria ed ha un'abilità che sostituisce le sue penalità con un bonus di 3 all'inizio del turno una volta. Qui abbiamo gli elementi, abbiamo il fuoco, il ghiaccio, la natura e l'aria e più anche il livello di armatura. Abbiamo punti vita, punti morale e livello del personaggio. Possono scappare sia se il morale arriva a zero oppure possono morire se i punti vita vanno a zero. Fin qui, ragazzi, penso sia abbastanza chiaro. Noi abbiamo Grommok, Talus, Irm. Lui fa danno fisico,
oppure abbassa il morale di tutti. Lui fa danno da veleno con le frecce sia singolo che multiplo e lui fa danno fisico e danno da veleno. Poi convalidiamo, andiamo avanti. Qui ci mettiamo un'altra trappola, qui dà più 10 di morale e applica furia che aumenta la percentuale del danno dei nostri cattivoni. Qui abbiamo Furbocca che è quello di prima se non mi sbaglio. Poi abbiamo lui che è Gorgeous che fa danno da ghiaccio e danno da rallentamento. E poi abbiamo questo maghetto del fuoco, Kidus, che fa 60 di fuoco meno 30 di morale oppure 9 di morale e demoralizzato 2, cioè per 10 turni gli piglia male. E questo è il boss finale che devono sconfiggere e se lo sconfiggono abbiamo Pegaso. Sacchete, gli fa un po' di danno da sanguinamento e per 2 turni hanno sanguinamento meno 10 di vita al turno. Io vado con questo che fa un bel po' di danno e gli dà 3 turni di veleno. Loro fanno le lava mosse, 7 turni di veleno, che cacchio. Freccia avvelenata all'elfetta. Questa praticamente ci dà debolezza elementale. Ok. Io insisto con questo. Che mi ammazza e lei cura, brava. Finora tutto regolare, diciamo. I danni continuano ovviamente e faccio frusta ardente che l'ammazza direttamente. Questa è una sorta di trappola, questa che abbiamo messo noi prima è una loffa. Ok, sono morti praticamente, eh. Vai. Palla di fuoco. È quasi full vita però, sì, ma non va lontano. Ok. Morto. Ciao ciao. Ciaone. Ovviamente non è arrivato al boss finale. Come ricompensa ci dà 12 gocce di sangue. Non abbiamo spaventato nessun eroe abbassando il morale, quindi non becchiamo le lacrime. E ci abbiamo 77 di oro. Io prenderei la maggioretta, che fa 60 di danno fisico e vulnerabilità aumenta del 30% e volendo 12 danni di fuoco a tutti e tre. Questo praticamente serve per dare il morale a tutti e questo praticamente ha il danno del ghiaccio. Però io non lo uso molto il ghiaccio. Ok, loro si sono un attimino feriti. Ogni tanto vanno messi nella guarnigione a curarsi. Per esempio, lui è già diminuito di 2 tacchette, quindi meglio metterlo lì. E qui partiamo con. Tanto qua basta averne 3 e 3. No, no, va bene così. Ok, qua possiamo anche addestrare, però abbiamo pochi soldarelli. Poi vorrei addestrare lui perché lui è quello per ora che mi sembra faccia un pochino più danno. Ingegnere, potenziare le trappole. Ma quanto vuole? Quanto vuoi? Abbiamo questo qui che non è che mi piace molto. Questo qua che serve per il morale non lo uso e questo è il sanguinamento 150. Ci può anche stare. Esattore, sono arrivati alcuni esattori per riscuotere le tasse. Ogni settimana praticamente accade un evento che devi risolvere o un bonus che ti dà il gioco fino ad arrivare alla settimana 5 che ti dà praticamente un'altra missione o incursione degli eroi. Compra un mostro evento, andiamo all'evento. Qui dice un archeologo suona alla porta, te praticamente lo ammazzi, lo puoi schiacciare, lo puoi affettare, lo puoi squartare. E ti dà sempre 15 di sangue. Addestramento vorrei aspettare. Un mostro è stato colto sul fatto con una rivista per adulti, ai ai ai, che raffigura umani. Che sudicio, che schifo.
Vuoi chiudere un occhio su questo ovvio caso di antropofilia? O vuoi confiscarla per esaminarla? Beh, un esame però accurato. Per interesse scientifico, ovviamente. Confiscami da 15, permettimi da 2 di... credo sia morale. Confischiamo. Per la scienza però, eh. Allora, la missione avventuriero, difficoltà semplice, 85 di oro, 50-85 di oro, e ti dà un bonus per il mostro finale nostro. Ci famo nulla con 85 monete, però. Solita dinamica, però adesso a livello 2. La trappoletta, abbiamo Buddha in mutande. Qui ci metto lui, qua ci metto Riley che abbiamo preso poco tempo, insomma, la missione precedente. Mettiamo lui, mettiamo lui, mettiamo lui. Via, 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 veloce, 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 via, 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 via. Questa cosa fa? La catapulsa? 10 di morale. Oh, ma va. Tanto non ci arrivano qua. Vai. Ok, non è cambiato niente. Buddha ci si è arruotato il pistolino. Ah, già morto? My coglions. Ok, danno da ghiaccio. Cosa fa Buddha? Non me lo vuol dire. Danno da ghiaccio, sì. Picchiano un po' di più, eh. Sono a livello 2 questi, mi sa. Almeno l'ultimo colpo. Ok, e i due sono quasi full vita. Almeno crepi. Scende un po' il morale quando muore qualcuno, però poca cosa. Vedete? Praticamente lui si è messo furia e mi fa il 40% di danni inflitti. Cazzo. Ma non ce la faranno mai. Rallentiamoli. Non gli ha fregato niente. Bene. Di fuoco non muore e invece muore lui e mo però ti levo dal mondo. Lui è sempre bello azzurro però, più di metà vita. Minchia, quando gli ha levato un botto è morto. Mi ha levato un botto, l'ho sempre sottovalutato, Arpanso. Qua possiamo scegliere il tamburino che serve più che altro per dare morale a tutti, che non è male, abbiamo visto però. Lui praticamente invece è una cosa carina che dà più 15 a tutte le resistenze per ogni mostro del gruppo con effetto furia. Io prenderei lui che mi serve, lui è come se fosse un tank, da prima linea, quindi ci può servire. Allora, lui si è rimesso, mettiamo dietro questi due, vediamo un po', perché ora li vorrei anche allenare, 3-3-30, ma non facevo niente con 3-30. Allora, io voglio allenare lui che mi costa... Ah, 80 solo? Cioè, sono sbagliati. 140... Lui è abbastanza fortino perché questa 60 di danno non è poco. Però anche il frecciarolo non è male. Ok, basta. Saccheggio.
Vediamo un po', possiamo saccheggiare qua 115 massimo monete più 25% di trovare un artefatto oppure 20% di libera un mostro. E tanto il mostro 20% non lo libererà mai, facciamo saccheggio. Ok, si è ferito anche un dipendente della nostra società malvagia. Evento: il direttore del reparto RS ha creato una scientifica in grado di trasformare il sangue. Ah, qui è per trasformare, ok. 30 più 30 meno 15. Vabbè, mi conviene. Poi terapeuta, valutazione del morale di tutti, spendi un po' d'oro per potenziare la trappola. Pensavo di farcela. No, forse ce la faccio. Ma abbiamo fatto anche questo. Adesso possiamo scegliere tra difficoltà normale oppure difficile. Ovviamente ci sono più ricompense, però a me serve l'oro. Però diciamo che questo poi lo rimandiamo prossimamente, anche perché ho fatto un mini gameplay proprio per farvi vedere la base del gioco. È abbastanza carino. Ovviamente non si può fare il paragone con Darkest Dungeon perché secondo me è 100 volte meglio. Però come primo incipit, secondo me, non è male. Magari prossimo gameplay ne faremo un altro dove faremo una partita avanzata per vedere un po' anche come si sviluppa il gioco. E poi ragazzi, non so, se volete una serie, se volete altri gameplay, me lo scrivete sotto nei commenti, ma non credo perché non vedo tutta questa grande sostanza. Comunque io vi ringrazio per la compagnia, noi ci vediamo al prossimo gameplay. Ciao a tutti!